Il Teramo esce sconfitto dal Manuzzi di Cesena per 2-0 davanti ad oltre 4.500 spettatori, ma lo fa con onore delle armi per un secondo tempo ben giocato, dopo aver rischiato tanto nel primo, in cui la squadra di Guidi avrebbe meritato il gol, senza però nulla togliere alla forza dell'avversario. Guidi squalificato inizialmente conferma Jacoponi in difesa e rilancia Fiorani a centrocampo e Rosso in attacco per Bernardotto squalificato insieme a Rossetti, 3-4-3. Cesena in emergenza formazione, oltre a Missiroli, Zecca, Mulè e Maddaloni, assenti Calderoni e Pittarello, in panchina l'ex Ilari, in avanti Caturano e Pierini alle spalle di Bortolussi, 4-3-2-1. Il Cesena parte forte, trova subito il vantaggio al quarto in azione di ripartenza ed è Caturano a servire Pierini che in posizione dubbia solo davanti a Perucchini lo supera in velocità. Brutto colpo per i biancorossi che rischiano ancora il tredicesimo e si supera questa volta Perucchini con un doppio intervento, prima su Caturano e poi su Pierini ed evita il raddoppio. La reazione del Diavolo arriva dopo 20 minuti con la conclusione di Malotti che costringe Nardi alla deviazione in corner. Il Teramo non si disunisce, nonostante lo svantaggio, e prova a spingersi in avanti, ma fa fatica a finalizzare la squadra di Guidi. Al 29esimo sono ancora i romagnoli pericolosi, con il colpo di testa di Candela che sfiora il palo. Al minuto 40 ancora il portiere biancorosso tiene a galla i suoi, opponendosi alla grande a Bortolussi. Si va a riposo sull'1-0, meritato, dei padroni di casa. Passano 8 minuti della ripresa e il Cesena trova il raddoppio con Caturano che raccoglie un cross dalla sinistra di Favale e di testa realizza il 2-0. Il Teramo reagisce e al 58esimo D'Andrea in area ha la palla buona per accorciare ma la calcia debolmente. Ora i biancorossi giocano il tutto per tutto ed iniziano a spingere con più convinzione e al 65esimo sfiorano la marcatura con Rosso che di testa da posizione favorevole manda alto. Un peccato, perché un gol che avrebbe potuto riaprire la gara. Negli ultimi minuti il Teramo chiude gli avversari nella propria area di rigore e meriterebbe il gol. Al 72esimo con Viero, il tiro centrale e ancora Viero all'80esimo, miracolo di Nardi che salva i suoi. Alla fine il Teramo non sfonda, il Cesena resiste soffrendo e vince per 2-0 e ritrova il successo dopo due turni. Il Diavolo esce a testa alta e tra gli applausi dei propri sostenitori e pensa al prossimo avversario, il Montevarchi, domenica da battere al Bonolis.